Buongiorno a tutti ragazzi, oggi vi mostrerò come io mi faccio male in pista. In verità non è proprio oggi che sono andato in pista, ma è stata la prima volta per me 3 giorni fa. Questa breve intro è per dirvi appunto che è stata la mia prima volta in pista, quindi non aspettatevi i miei salti all'Antonio Cairoli, whip eccetera, non sono affatto capace. Infatti nel video vedrete io come sono andato proprio per la prima volta in generale in quella pista, in compagnia di alcuni amici, tra cui Gabri, cioè il ragazzino che mi ha portato in pista, gentilissimo, infatti lo ringrazio molto, e Case, un mio amico molto fidato che troverete su Instagram, vi lascio di entrambi i ragazzi i profili in descrizione. Lui ha un K4,5 veramente figo e anche un CRF, ragazzi, uguale, identico al mio, tranne che il mio appunto ha le sospensioni differenti. Quindi tra poco vedrete Gabri, il ragazzino che si è fatto accompagnare da suo padre per venirmi a prendere. Perché è venuto proprio lui? Ho chiesto a tutti voi miei fan il primo di voi che sarebbe stato disposto a venirmi a prendere a casa per andare assieme in pista, e lui è stato il più disponibile, quindi magari la prossima volta, se volete, posso andare assieme a un altro di voi. Però appunto dovete seguirmi su Instagram, essere sempre attivi guardandomi le storie perché lì pubblico ogni giorno, ed infine basta semplicemente divertirsi. Se siete pronti mettete un bel mi piace al video, a fine video fatemi sapere cosa ne pensate e condividetelo, questo è importantissimo, condividetelo tra tutti i vostri amici. Io ci tengo veramente tanto, quindi spero che voi riusciate a farmi questo gran favore, e noi ci vediamo adesso col video in sé. È arrivato Gabri. Adesso carichiamo la moto e ci vediamo direttamente in pista d'Orno. Bentornati, come vi dicevo siamo arrivati in pista d'Orno e oggi vi porto con la mia GoPro, quindi in prima persona, direttamente a vedere come giro per la prima volta in pista. Arriveranno anche dei miei amici, tra cui Alessandro Caserio, vi lascio il suo profilo in descrizione. Faremo dopo qualche garetta assieme, quindi entrambi con la stessa moto, vedremo chi saprà cavarsela di più. Sono andato a informarmi e ho scoperto che ci sono due piste: la pista easy, quella facile, e la pista pro, quella stracomplicata che fanno i nazionali, eccetera. Quindi iniziamo a girare in quella easy perché è veramente la prima volta che ci vado, quindi non ne ho idea di come possa essere, e devo iniziare dal basso perché non si può iniziare dall'alto. Voi commentate, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, e se ne volete altri così girerò diverse piste in tutta Italia oppure Lombardia inizialmente. Vabbè. Due e mezzo. Secondo te quale va di più? Perché è graficata. Quella che è una figata o graficata? Perché è graficata. E allora è una figata. CRF, CRF! Eh? Usa berghista, usa berghista! Berghista! Anch'io ormai! Sto bagnando, ho detto! Ci vuole una mezz'oretta! Adesso bagnano la tira, non sono mezz'oretta! Niente! Gasatissimi, ora aspettiamo! 20 minutes later! Questa è quella easy! Raga, è bellissimo, soprattutto ora che ci sto prendendo la mano. È proprio bello, proprio molto molto bello. Faccio gli ultimi giri e poi mi passo in quella pista e vediamo cosa succede. Qua è abbastanza easy, invece l'altra è molto più complicata.
e soprattutto molto più tecnica. Mi piace molto andare in pista per il primo feeling che ho, e adesso ci facciamo un pennino. È una vera bomba. Abbiamo perso casa in tutto ciò, adesso lo recuperiamo. Adesso proviamo ad andare nella pizza proviamo ad andare nella pista quella seria. È una guida troppo da seduto, lui le sa queste cose ma non le fa. Tu che non le sai, cerca di stare un po' più in piedi. Ok. Cioè arrivi e quando arrivi in curva tu le tagli bene. Cerca di riportarti proprio col culo qua davanti e vedi che tagli con la gamba, tagli meglio. Va bene, dai, proverò, grazie. Sui salti devi andarci abbastanza convinto. Certo. E se vedi quegli animali lasciali passare. Proviamo ad andare un po' a farci le ossa, se no non impariamo. Vai, seguo. Raga, questa pista è esageratissima, soprattutto per noi che non ne siamo capaci. Bisogna andare veramente più forte qua. Sai cosa? Dovremmo aspettare che un po' di gente se ne va per andare più easy. Io adesso mi faccio un altro giro, vedo com'è. Se hai voglia dimmelo che ritorniamo assieme. Dopo torno anch'io di là, eh. Ok ragazzi, adesso proviamo a farla sul serio, anche se in verità non sono serio, ma proviamoci lo stesso, soprattutto parlando, che cazzo voglio fare. Devo chiuderla meglio quella. Comunque, farsi dare la paga da dei ragazzini con 85 è vergognoso. Non ce la faccio, basta, sono già morto. Sarò handicappato, non lo so, ma quella grande è faticosa. E in più adesso mi sento un mal di schiena esagerato, perché ho chiuso alcune curve male, quindi considerazioni per oggi? Ci sta e basta, oppure ci sta e... Ci sta e dopo rientri quella grande. Erano circa 3 settimane che continuava a piovere e oggi si saranno lanciati tutti in pista. Infatti questi sono i paddock. Adesso andiamo a pranzare, che è 1:30 e ho dimenticato la mascherina. Porco. Comunque c'è tantissima, ma tantissima gente stra brava. Roba che mi fa dire, ma questi quanto tempo si allenano per diventare a questi livelli? Perché veramente sono bravissimi, bravissimi. Come credo prima vi ho detto, il problema secondo me principale è che appunto qua Adorno hanno cambiato la pista. Hanno tolto la pista amatoriale, quindi quella intermedia, chiamiamola così, e l'hanno implementata in quella nazionale per fare una pista gigante, spettacolare. E per piloti come me non credo vada troppo bene. Per quello, come avete visto, mi sono buttato su quella facile, quella easy,
per imparare un po' come ci si muove in moto in pista, perché vi ripeto, non ci sono mai andato, è la prima volta e per fortuna già non giro troppo male per i miei standard. Per i vostri magari giro malissimo, ma per i miei boh, normale, dai. E siamo ancora qua, e già nella pista dei bambini. Non è vero, però è la Easy Track. Adesso che siamo belli freschi, non è vero, però ho mangiato e quindi mi sento abbastanza bene. Spero di non vomitare il tutto, perché sennò è un casino. Vediamo cosa riusciamo a tirare fuori. Vabbè dai, questo non sa fare curve, quindi mo lo supero qua in questa curva. È diventata molto sabbiosa, stamattina era una cosa, ora un'altra. Abbiamo terminato la giornata, ragazzi, cosa ne pensate? Ci sta. E ci sta. Sto un botto. Questi commenti profondi, profondi. Dai, mi sembra un po' troppo serio. Lui è un po' troppo... mongolo, mi sa. No, dai. Cosa allora, dice? Sto un giro impegnativo, ma alla fine è stato un buon tempo. Comunque bisogna sempre migliorare, perché non bisogna adagiarci sugli allori. Quindi cercheremo di migliorare per la prossima gara e speriamo che vada tutto bene. Chiariciti bene. Ottimo, ottimo. Lei invece? Mi sa fare un copione. Sono molto contento di aver girato qua oggi. Cazzo, guardi tu. Vi ricordo di mettere il mi piace a questo video, di condividerlo assolutamente nelle vostre storie su Instagram. Appunto, ricordatevi di seguirmi, importantissimo, tutto è in descrizione. E se vi piacerebbe vedere altri video in pista col mio CRF, commentate in quale pista io dovrei andare, soprattutto perché non sono un esperto ma ho bisogno di imparare. E noi ci vediamo settimana prossima, ogni martedì alle 13.30, con un nuovo video e molte altre novità sul mio profilo Instagram. Ricordatevi di seguirmi sempre. A presto! Woo! Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost.